Benvenuto a Claudio Capuano nel salotto di Romantica. Ci conosciamo da poco, no, se no se vengono subito gli altarini e l'età mia. Ai tempi di Teletevere, va bene. Ancora però, ai tempi di Teletevere, ai tempi di mia nonna, un altro po'. E ancora in una trasmissione sempre su Televita. Quando va in onda, Claudio? Allora, noi andiamo in onda tutti i mercoledì dalle 20.35 alle 22.05. Come si chiama la trasmissione? Lungometraggio. Lungometraggio, ma ho visto che tu sei circondato da ragazzi e ragazze. Beh, forse perché così rimani giovane in mezzo a loro. Però senti, devo dire una cosa, lo sai che te ne voglio bene, sì. Ti rispetto, sei una pazzoide nel senso buono, grazie. Ma io in genere le interviste le faccio sempre io e sono un pochettino a disagio, trattami bene. Ti tratto bene, va bene. Allora, che messaggio vuoi dare con questo cortometraggio? O no, è una trasmissione che dura un'ora e mezza, poi c'è un'altra trasmissione che va il giovedì dalle 19.45 alle 19, cioè alle 21.15, che si chiama Il Medico di Famiglia, che curo anch'io. Ah, il medico di famiglia che non ha nulla a che fare con la... No, sono due trasmissioni che curo io. Perché anche medico, Claudio. Ma io vorrei dirti una cosa. Prima mi hai detto una cosa bellissima, sì. Che io sono d'accordissimo con te. No. Una cosa vabbè, anche se qual c'è... era? Senti un attimo, qual era? Che hai detto, io non preparo mai prima con i ragazzi, gli ospiti, li lascio... Perché, Claudio? Perché questo, secondo me, è un insegnamento che uno deve dare. Guarda, sono tra radio e televisione, credo che sono arrivato a 31 anni, ho creato tante trasmissioni, perché il divertimento è quello proprio di andare a ruota libera. E di non sapere. E di non sapere nulla. Per esempio, una trasmissione che stiamo per registrare si chiama Che cosa frulla per la testa nei giovani. Infatti c'è una dottoressa, una neuropsicologa, Giuseppina Guglielmi, e un chirurgo plastico che si chiama Giovanni Svallone, e nemmeno loro sanno nulla, questo è il bello. Nemmeno però noi se lo abbiamo, adesso andiamo, lo sai, io lo so, ma non so che succederà, e è quello proprio, secondo me, è proprio l'adrenalina di chi fa televisione e radio. Saluta tutti nel mondo, sì, grazie, ma... e tutti nel mondo, Claudio. Tutti nel mondo, però permetti tu che do un bacio sulla fronte a questa meravigliosa signora. Sulla fronte, era un po' più della fronte, vabbè, dai.